Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Super Mario 3D World! Perché proprio questo gioco mi andava di rigiocarci, inoltre... quindi premiamo subito il pulsante A e cominciamo la nostra avventura. Tanto per dirlo, anche se dovrebbe essere una cosa abbastanza ovvia, questo sarà un Let's Play al 100%, ok? Inoltre, giocherò da solo, per ora almeno, e è possibile scegliere più personaggi con cui giocare. Ogni personaggio ha una sua particolarità. Tuttavia, questo è il primo episodio, quindi, Mario, cominciamo! Si salta con A e B e cominciamo subito con Mondo 1-1, Colle Super Campanella, con ovviamente Mario, quindi si comincia! Eh già, per chi ha giocato a Super Mario Maker 2, dovrebbe riconoscere questa canzone, questa host, tipo subito, ok? Detto questo... Secondo voi mi ricordo i comandi di questo gioco? Assolutamente no, non mi ricordo quasi niente di questo gioco. Mi ricordo i primi mondi, stavo per cadere. Tuttavia, devo stare attento. L'ho già detto 100%, dovessi mancare qualcosa tornerò indietro per prenderla. Ma cominciamo con le novità di questo gioco che... Adesso non sono più novità? Mario Gatto, miau! Come si fa così? Sì, ok, perfetto. Ora mi ricordo qualcosa, non tutto, ma qualcosa. Quindi cominciamo anche con il dire che... Goomba, ciao, perfetto. Adesso, vedete le stelline che sono qui sotto il numero delle monete di Mario? Beh, quelli sono i nostri collezionabili, quindi devo prenderli tutti. E quando dico tutti intendo seriamente tutti. Ce ne sono un bel po'. Oh sì, se ce ne sono un bel po'. Tuttavia, non mi lascerò scoraggiare dall'immenso numero di stelle verdi che devo prendere. Quindi cominciamo ad andare qua sopra per vedere che c'è... un piccolo segreto, niente di che, praticamente la Cat Mario, la forma Cat Mario, insomma, vi permette di scalare i muri, fare salti lunghi, graffiniao e quant'altro. Non è niente di troppo difficile da capire, insomma. Ora, che dire, oggi non finiremo subito il primo mondo, perché figuratevi, non voglio già finire il primo mondo, ma andremo molto molto avanti, ok? Ho intenzione di finire metà mondo ad episodio, quindi questo vuol dire, non lo so, mondo 1, domani avrò già fatto il mondo 1 e cominceremo dopodomani con il mondo 2. Tu, mia cara fatina, dobbiamo salvare la fata... ok, lì è il traguardo, bene. Dobbiamo salvare la fata verde, quindi andiamo, ma prima... Prendiamo questo coso, vieni qua, perfetto, perché qui c'è la seconda stella verde, nice. Ora, ci sono anche power-up che si possono conservare, questa è una cosa stupenda, che in effetti c'era anche in altri Mario,
ma ormai siamo qui. Gli orologi, indovinate un po', vi ridanno un po' di secondi. Non voglio ancora fare questo in realtà, quindi perché sto facendo questo non lo so neanche io. Quindi scendiamo un attimo qua sotto, stanno attenti a non cadere di sotto. E per di sotto intendo nel vuoto infinito. E andiamo a prendere il secondo tipo di collezionabile del gioco, ossia questi, che sono incredibilmente utili perché si usano per il Miiverse, che in questo momento non funziona e non funzionerà mai più perché hanno chiuso il Miiverse. Vabbè, non importa. Però sì, si potevano usare come sticker da mettere nei post Miiverse. Era una cosa abbastanza caruccia, ma per adesso concentriamoci su questo gigantesco coniglio che ci dà un fiore che ci fa... Oh, non è un fiore, è un fungo. È un fungo che ci fa ingrandire e dobbiamo usare questo fungo, altrimenti non possiamo prendere l'ultima stella. Non è affatto vero. Potete benissimo prendere l'ultima stella anche senza il fungo gigante, però mi andava di prenderlo perché è bello. E quindi adesso abbiamo rotto quello. Direi che posso anche aspettare che finisca il power up. Anche se, ok, perfetto, anche se non ci serve così tanto il power up. E se non c'è nessun altro, ok, c'è una campanella, perfetto. Stavo proprio per dire, se non c'è un'altra campanella posso premere meno e dovrei stare a posto. Adesso, qua sotto dovrebbe esserci qualcosa, sì, cosa? Una vita extra. Proverò a mostrarvi tutti i segreti che ricordo di questo gioco, però sì, piano piano. E qui, se non avete preso il fungo, e tanto per dire, io posso fare così, ecco, per muovere la telecamera, potete slidare sul muro, insomma, per cadere qua sotto. Quindi non è necessario avere per forza il fungo gigante. E qui c'è l'ultima stella, perfetto. Detto questo è un gioco che in realtà andrebbe giocato in multiplayer, ok? Andrebbe seriamente giocato in multiplayer. C'è una modalità, o meglio, c'è una parte di sfida, tra virgolette, in questo gioco, che vi richiede: ehi, correte e prendete per primi il traguardo, ma ogni cosa a suo tempo, ok? Quindi vi mostrerò il multiplayer non subito. Andiamo! E adesso abbiamo finito il primo livello. Livello completato! Miau! Perfetto! Punteggio. E adesso ecco qua il timbro, non lo sticker. Chiedo scusa, vabbè. In ogni caso, non ce l'ha mostrato. Ma se giocate multiplayer, il gioco calcola quanti punti ha fatto chi. E chi vince, vince una corona. Ok? Salvataggio completato, perfetto. E adesso andiamo al prossimo livello. Qua ci sono alcune cose nascoste. Tutte queste monete non sono indispensabili, ma è sempre meglio avere monete extra e quindi vite extra. Detto questo, andiamo nel mondo 1-2, Grotta dei Koopa. E il fatto che i mondi, o meglio non i mondi, i livelli abbiano dei nomi è una cosa davvero stupenda, perché non devo neanche pensarci per due secondi al nome dell'episodio. In questo caso no. Ma non importa, eccoci qui nella Grotta dei Koopa. Indovinate che nemico c'è qui, esatto, dei Goomba e anche dei Koopa. Ora, stiamo attenti, prendiamo questo coso, lancialo. Sì, proveranno i Koopa a prendere il guscio che avete tolto a loro. Ok, perfetto. E qua sotto dovrebbe esserci qualcosa. Vediamo se ricordo bene. Sì, c'è un altro Koopa che in effetti può, appena riesco magari a colpire il guscio. No, 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 ok. Ora, prendi il guscio, lancia il guscio e tanti bei soldini. Non è necessario prendere questi soldi, ma non importa. Ora, vediamo se riesco a riuscire da qui. Posso, perfetto, perché volevo vedere cosa c'era qua sopra. Esatto, Fire Flower. Davvero pensavate che avessero rimosso uno dei power-up più iconici di Mario? Ovviamente no. Ah, inoltre ci sono alcuni livelli in questo gioco che, oh mio Dio, meglio non parlarne per adesso. Farò delle figuracce che non sapete proprio, non sapete proprio. Ora, no! Ok, perfetto. Ho sconfitto il Goomba e non so neanche io come. Ma, dov'è che devo andare per prendere le stelle? Ah, no, sì, devo andare giusto giusto un po' più avanti. Nessun problema. Ciao, perfetto. Posso far rimbalzare... Non sapevo si potesse fare questa cosa, non si finisce mai di imparare. Benissimo, ora... com'è che si faceva il... Ah, tengo premuto, vero? Sì, ok, perfetto, perfetto. Ricordo alcune cose ancora. Bene, questo non ci serve, quindi ciao. E, cosa rapida, quando entrate nei tubi è possibile, se ci sono più uscite, direzionare, insomma, l'uscita. Lo voglio dire tanto per, non è indispensabile come cosa da sapere, ma non importa. Adesso,
Siamo qui, devo adesso scendere qui, abbiamo già preso la prima stella, bene. E c'è il checkpoint. Oh, blocchi invisibili, vuol dire che c'è roba qui. E in effetti c'è roba qui. Perfetto, grazie. Non so se si possono... Ok, ho seriamente provato a sbattere gamepad del Wii U, perché pensavo di avere un telecomando Wii in mano. Io non sono affatto abituato, ok, ad avere un... Ok, ce l'ho fatta. Ad avere un gamepad come controller. Uso sempre il telecomando Wii. Tuttavia, per questo let's play ho dovuto usare il mio gamepad Wii U, per ragioni che vedrete a breve. Comunque, là sotto non conviene andarci. Seriamente non vi conviene. Non c'è niente di troppo interessante lì. Abbiamo sconfitto un Goomba, però, buon per noi. Devo prendere il timbro. Possibile che io abbia mancato il timbro? No, non è possibile, perché dovrebbe essere un po' più in là. Perfetto, quindi ciao ciao Goomba. E andiamo avanti, è possibile fare i salti così. E qui dovrebbero esserci monete, quindi tengo premuto sinistra. Esatto, destra era, non importa. Ed eccoci qui, avanti. Inoltre non è possibile tornare qui indietro, ma ahimè, ahimè. Qua c'è roba, qua c'è altra roba. E qui dovrebbe esserci il timbro? Sì, ricordo ancora due cose, perfetto. Si va avanti. Ora, i primi video saranno un po' corti. Normale, scialla. Però, sì, già dal mondo 2 cominceremo a fare molte più cose. Nice! Quindi devo stare attento, in sintesi. Perfetto, la stella non serve a nient'altro. Abbiamo tutte e tre le stelle. Una volta presi i timbri, ecco, e le stelle in un livello, non dovete più fare niente. Quindi, fine livello! Anche se ho failato, non importa. Livello completato, wahoo! Ah, seriamente, è una boccata d'aria fresca giocare a 3D Land, World. Land è un altro gioco, è per 3DS e per adesso non ho intenzione di portarlo, perché ammetto che 3D Land mi è piaciuto meno di 3D World. Magari sono io, ma mi è piaciuto meno. Oh sì, perfetto, cominciamo con... un mini boss, ma il salvataggio è obbligatorio. Ecco, questa è una cosa che non mi piacerà, ossia il salvataggio forzato. Fortunatamente il gioco salva solo dopo aver completato un livello. Inoltre, dopo aver finito un livello, se avete preso tutte quante le stelle, c'è la stella verde sulla bandiera. Allora, andiamo prima qui. Andiamo prima qui, dai. Non mi ricordo cosa c'è, quindi. Oh, questa è la casa di Todd. Scegli il pacco che preferisci e vediamo cosa salterà fuori. C'è una storia, non mi ricordo ambientata dove, ma il pacco piccolo, grazie. E ho fatto, direi, molto bene. Prendo Cat Mario. Ok, perfetto. Dicevo, c'è una storia dove... cos'era? Non mi ricordo, però era una storia di origine... mi sembra asiatica. Dove un signore salva un uccellino che gli dona una piccola scatoletta con... intanto vado avanti, dai. Con dei gioielli, ecco. La moglie invece avara va dallo stesso uccellino, prende la scatola grande che contiene insetti. È una cosa strana, però. Duello con i Black Koopa. Oh no, devo sconfiggere i Black Koopa. Come si fa a sconfiggere un Black Koopa? I Black Koopa sono troppo... Li ho sconfitti. Seriamente, li ho sconfitti. Yay! Non è affatto complesso affrontare e sconfiggere queste battaglie mini boss, ma è necessario per il 100%, perché vi danno una stella verde. Inoltre, in questo gioco è stata introdotta una meccanica che poi è diventata un gioco a sé. Quale? Avete presente Capitan Todd? Oh sì, Capitan Todd ha origine qui. Oddio, non ha origine, ma il gioco di Capitan Todd ha origine qui. Noi non lo vedremo per un po'? Ma non importa. Mondo 1, 3, cima montagnosa. E dopo questo credo di interrompere. Più che altro perché non voglio far durare troppo poco il secondo video. Ok? Detto questo, scaliamo quest'albero, perché qua sopra c'è la prima stella e dobbiamo arrivare là sopra, quindi ci metteremo un po'. Stella ottenuta. Dove è il timbro in questo gioco? In questo livello, più che altro. Questa è una cosa che non mi ricordo, ma non importa. Andiamo avanti e scopriremo la verità straordinaria di Birgenwirth. Sto giocando a Bloodborne in questo periodo. Ok, allora. Pianta piranha, non darmi problemi. Grazie mille. Sì, per adesso conviene tenersi Mario Gatto. Possiamo fare qualcosa qui? No, perfetto. Perché ci serve Mario Gatto. E no, aspetta, aspetta. Se devo fare un salto così, preferisco fare così. Ecco qua. E non rischiare di cadere di sotto. Ciao, ciao. Boomt.
E adesso, ciao pianta piranha. No, se non sbaglio deve combaciare, quindi aspettiamo giusto un attimo. E boom, perfetto. Andiamo qua dentro e andiamo a prendere... ok, perfetto, qui c'è la stella. Quindi so anche dove trovare il timbro. Vai così, adesso dobbiamo prendere tutte le monete in tempo. Ah, questo è diciamo il seguito spirituale, non tanto di 3D Land, ma di Galaxy. Mio Dio, quanto vorrei Super Mario Galaxy 3. Ma ovviamente, niente Super Mario Galaxy 3. Come si faceva il dive con X? Sì, perfetto, ok. Detto questo, andiamo avanti. Però seriamente, una petizione, un qualcuno che lo dica. Galaxy è un gioco stupendo e lo preferisco rispetto a questo, ovviamente, perché figuratevi, ma questo è un gran bel gioco. È una sfortuna che sia uscito per Wii U, è bruttissimo detto così, lo so, perché sapete com'è Wii U. Però c'è un rumor recentemente che dice: ehi, sapete che a breve usciranno non so quanti remake di Mario? Io giuro che se tra qualche mese o magari durante questo Let's Play annunciano un remake di Super Mario 3D World Deluxe, io mi arrabbio, non sapete quanto. Vabbè, in quel caso vedremo cosa fare. Non credo di riportare lo stesso gioco, ma vedremo, ok, vedremo. Ora, vi danno tante campanelle Mario, campanelle da Mario Gatto. Perché? Perché vogliono che voi facciate questo. Miau, graffi miau, graffi ancora. E adesso scaliamo la torre. E se non sbaglio c'è qualcosa qui. Sì, c'è una vita extra. Niente di che. Però vi serve quella torre per scalare la torre. Ok. No, ok. Ho paura di cadere. Andiamo nelle nuvole, letteralmente. Perché adesso livello segreto. E per livello segreto intendo stella, si corre. E prendiamo tutte le monete. Non serve affatto muovere altre cose tipo sopra, sotto. Basta tenere premuto a destra. E stella finale. Capriola, non so quante ne ha fatte di capriole. Non lo so, ma non importa. Wow, perché vibrano in quel... Perché vibrano in questo modo le piante piranha? Sono iper inquietanti. Vabbè. Ehi, mini boss pianta piranha, che adesso sbatterò la testa e la posso colpire così. Graffia, ciao. Easy peasy lemon. Miau. Perfetto, c'è qualche altra cosa qua sopra? Non ne ho idea, vediamo un po'. Non sembra esserci niente qui, va bene. Tanto abbiamo finito l'episodio, tanto per dire. Sì, lo so, episodio un po' corto, però l'ho già detto, i primi due episodi saranno così, i prossimi no. Detto questo, dov'è l'uscita? Eccola qui, aia. Fine livello. Livello completato. Miau. Il prossimo livello sarà... Il prossimo episodio sarà più corto, ma non importa, ok? Chiedo scusa, lo so, potrei finire il mondo 1 in questo episodio. Potrei farlo, ma non mi va di fare un episodio di 40 minuti. Quindi dividerò in 2 da 20. Benissimo, fatto questo, adesso abbiamo sbloccato ben 2 livelli, no? No, 1. Ero sicuro, esatto, che si sbloccassero 2 livelli. Hai dei dubbi o non sai come procedere nel gioco? Nessun problema, vai nel manuale, so già come giocare gioco. Grazie. In ogni caso, è possibile cambiare quando volete il personaggio, se non sbaglio cliccando più? Dov'è più? Sul gamepad? Ok. E poi... No, non mi ricordo come funziona. Però uscendo dal gioco si può fare. Allora sì, devo leggere il manuale. Tuttavia, ripeto, Capitan Todd. Lo vedremo domani però. Quindi, noi ci vediamo nella prossima parte di... Cosa c'è qua dentro? Non ricordo. Stanza segreta! E adesso niente di che. Non prendo il fungo perché... posso scendere? Grazie. Non prendo il fungo perché abbiamo già Mario Gatto. Non voglio che si sostituisca, ce l'ho fatta. E il passaggio si chiude, se non sbaglio. E non potrete tornare là dentro finché non finite il mondo, mi sembra. Vabbè, non importa. Quindi, io vi saluto e noi ci vediamo domani. See you next time, baby. Miau.